Sapete che cosa accomuna voi, me, la regina Elisabetta, Victoria Beckham, Inés de la Fressange e Kate Middleton? Tutte noi, alla fine di questo video, avremo la nostra divisa di stile. La divisa di stile è il modo più sostenibile per vivere la passione per la moda oggi, in un modo che tra l'altro è anche utile e funzionale alle reali esigenze della persona. Quindi non vi dirò di comprarvi 100 cappottini colorati per copiare lo stile della regina Elisabetta, perché qui su questo canale non copiamo nessuno, ma prenderemo spunto dalle loro divise di stile per creare la vostra. Quindi in questo video io vi darò dei consigli, però poi, come spesso capita, il lavoro duro dovete farlo voi. Nelle stagioni più calde la divisa di stile è praticamente l'outfit, che va poi accessoriato, ma è ciò che indossiamo. Quando le stagioni sono un po' più freschine o più fredde, è partendo dalla divisa di stile che andiamo a costruire il nostro outfit e quindi piano piano aggiungiamo tutti i pezzi che ci servono per sopravvivere al freddo. Io vi ho fatto degli esempi di VIP perché hanno uno stile molto riconoscibile e mi è anche più semplice trovare le varie foto, ma in realtà se vi guardate intorno e cominciate ad analizzare anche le persone che magari ammirate per il loro stile, vi accorgerete che quasi tutte, anche senza saperlo, hanno una loro divisa che viene poi ripetuta, personalizzata, cambiata a seconda dei vari momenti, ma è quella ed è esattamente quella che costruiremo oggi. La divisa di stile non è la stessa dal giorno alla sera, ma proprio perché è funzionale e reale, si può impreziosire a seconda delle varie esigenze e dei vari momenti della giornata. È importantissima anche nel mondo del lavoro. Io ne parlo spesso perché sono una grande appassionata di personal branding e mi è capitato di seguire in consulenza sia consulenti che piccole artigiane come me, che volevano che finalmente la loro identità online, digitale, di professioniste avesse poi un riscontro con la loro identità reale, che ci fosse quindi coerenza e che tutto questo trasmettesse ovviamente professionalità, autorevolezza e, ripeto ancora una volta, una parola fondamentale quando si parla di divisa di stile, coerenza. È un lavoro importante che si può fare, ripeto, in consulenza, è un discorso anche molto intimo, però se il tema personal branding e comunicazione con l'immagine vi interessa, valuto di fare un video generico. Fatemi sapere, direi però di partire con il video di oggi che è bello intenso. Come direbbe qualsiasi insegnante di Pilates, il primo passo è sempre quello più difficile. Nel Pilates è arrivare fisicamente sul tappetino, quindi partire da casa, decidere di andare, vestirsi, andare, quando poi sei lì, che ti piaccia o no, gli esercizi li fai. E questo vale anche per noi. Il primo step è fare in modo che nel proprio armadio ci siano soltanto capi giusti per noi e far sparire quindi tutti gli altri. Con far sparire in questo video non mi riferisco al decluttering estremo, ma mi riferisco semplicemente a toglierli dagli occhi. Fare in modo che per un po' di tempo quei capi che magari fino a qualche tempo fa utilizzavamo spesso, ci rappresentavano o che non eliminiamo perché ci abbiamo speso tanti soldi, che sono legati a una difficoltà e non riusciamo a toglierli, spariscano dalla nostra vista. Quindi li potete mettere nell'antabuia dell'armadio, in una zona in fondo all'armadio, li potete mettere anche in una valigia e riporli all'interno della valigia. In quel caso scrivetevelo perché sennò vi dimenticherete e io non vi potrò aiutare. Quello che è importante è che per un periodo di tempo che potrebbe essere facilmente un'intera stagione, quindi tutto l'autunno, l'autunno-inverno in realtà, davanti a voi, quando aprite l'armadio, c'è solo quello che davvero funziona, è in linea con la stagione e vi rappresenta, a partire ovviamente dai basics, ma non solo i basics. Tutto quello che avete lì dentro deve avere un senso per la vita che state vivendo ora, e con vita io intendo lavoro se lavorate, hobby, passioni, serate, tutto ciò che compone le vostre giornate e ancor meglio le vostre settimane. Prima di passare al punto 2 vi faccio un esempio con il mio stile. Se mi seguite da un po' ormai sapete come mi vesto, mi vedete tra l'altro spesso vestita uguale, con grande soddisfazione mi sono tolta anche il pensiero di dovermi sempre cambiare mille volte per i video, ma la base della mia divisa di stile è composta da una blusa o da una camicia. Raramente indosso le magliette classiche, le t-shirt, perché non mi sento rappresentata, mi sento sempre un po' troppo poco vestita, troppo poco curata, quindi ne ho due o tre nei cassetti che ancora tengo, perché può succedere che mi servano, però non è lì che investo i miei soldi, anche se ne trovo una bellissima, non la compro perché so che non funziona, quindi nel mio caso da togliere dall'armadio sarebbero quelle, ma io sto lavoro l'ho già fatto. Per la parte inferiore del corpo mi vedete spesso con pantaloni o gonne un pochino a vita alta che scoprono la caviglia, io anche in pieno inverno adoro scoprire la caviglia. E mi vedete anche con i jeans che porto un po' meno rispetto al passato, però questa è la mia divisa di stile. Poi ovviamente cambio gli accessori, aggiungo strati se serve, quindi se in estate top e pantaloni sono a posto, in inverno ovviamente aggiungo un blazer in lana, un maglione se fa molto freddo e un sacco di parolacce perché odio il freddo.
Ci sono poi gli accessori, quindi oggi ho la cintura, domani metto magari una scarpa un po' più pazza, scarpa col tacco la sera, scarpa più pratica di giorno. Ogni giornata ha i suoi momenti, ma la base è quella. Quello che sto indossando oggi, me l'avete visto addosso in milioni di video, in decine di video. E anche chi mi segue sui profili del mio brand Moda Essenziale si ricorderà che lo stesso outfit ve l'ho mostrato in più anni, con accessori diversi, con effetti anche diversi. Un anno avevo le décolleté col tacco alto, stesso identico outfit, l'anno dopo avevo lo stivaletto col tacco basso e la punta squadrata, quest'anno un'altra forma ancora. Questo perché? Perché come nella mia vita, come nella vostra, succede la stessa cosa. Compriamo pezzi nuovi, ma devono poter funzionare con quello che c'è prima. Quindi questo a grandi linee è quello che è la mia divisa di stile. Dovete fare il lavoro di capire che cosa è la vostra divisa di stile. Siete più da t-shirt, siete più da maglia magari un po' over e pantaloni più aderenti, pantaloni molto larghi e top più aderenti, vita bassa, vita alta. E in questo lavoro far sparire dagli occhi tutto ciò che non corrisponde è un ottimo modo per cominciare a lavorare alla divisa di stile. Non vuol dire che quelle cose le dovete buttare, vuol dire solo che non sono parte della divisa di stile, che quindi con qualche variazione, quando avete voglia o quando vi servono, potrete indossarli, ma non saranno ciò che vi serve nel quotidiano, tutti i giorni, per vestirvi in velocità. Abbiamo già parlato di quanto è importante avere i capi basics per far girare nel guardaroba anche i capi un po' più speciali, un po' più particolari, spesso più adatti alla sera. È importante ricordare che basics non vuol dire per forza nero, grigio, bianco. Ogni guardaroba ha i suoi colori di base che funzionano con tutto. Nel mio guardaroba invernale il verde scuro io lo considero un colore basic perché mi sta bene con tutto quello che io indosso. Non ho nulla di beige perché è un colore che non mi piace e quindi non ho nulla di beige, di cammello, sono colori che a me non comunicano nulla e quindi non li ho inseriti volutamente. Nel mio guardaroba è più versatile un ciclamino di un beige. Questo ancora una volta è il lavoro che voi dovete fare per capire che cosa funziona nel vostro guardaroba. I basics devono essere sempre disponibili nell'armadio. Ovviamente non è che appena li indossate subito di corsa a lavarli, asciugarli per averli lì, però stateci dietro e se magari vedete che non riuscite ad avere i cambi necessari per far svoltare il guardaroba, valutate di acquistarne uno in più, magari una camicia in più, con un taglio un po' diverso per far sì che ci sia il solito parco tra cui scegliere, sempre a disposizione, anche se vi dimenticate di fare una lavatrice, non vi va di farla. Piove, i vestiti non si asciugano, non ho voglia di quella camicia, voglio una cosa un po' più semplice. Sia per quanto riguarda i basics che per gli altri capi, è importante giocare un po' anche con le silhouette e le proporzioni. Quindi divisa di stile non vuol dire per forza avere tutte camicie inamidate col colletto uguali, con lo stesso livello di vestibilità, tutti i pantaloni con la stessa ampiezza di gamba, la stessa vita, lo stesso orlo. Assolutamente no, quella si chiama noia mortale che uccide ogni creatività. La moda è un gioco, è sperimentazione, è divertimento. Quindi ricordatevi anche di avere delle opzioni che siano sempre in linea con le vostre esigenze, quanto più lontane possibili dalle tendenze e che funzionino per voi. Se volete fare un acquisto nuovo, in questo senso è più utile farlo con qualcosa, scegliendo un capo che funziona per voi, invece di andare a prendere una cosa che è totalmente lontana solo perché è trendy, ce l'ha l'influencer che vi piace, cioè fatevi delle domande prima di acquistare. Meglio, nel mio caso, per esempio, l'ennesima camicia con il colletto, scegliendo magari un colletto con un po' di stile diverso, delle impunture diverse, dei bottoni particolari, che andare a prendere una t-shirt solo perché c'è la scritta simpatica e divertente o è dedicata, che ne so, alla serie TV del momento. Mi conosco abbastanza da sapere che sì, è carina fino a che non clicco ok. Nel momento in cui mi arriva la mail che l'ordine è stato processato e sta partendo, già me ne sono pentita. Quindi ricordatevi che la moda non è solo tanti colori, tanti capi, ma è anche silhouette, proporzioni, dettagli, santi dettagli. A proposito di dettagli, non possiamo dimenticare gli accessori. Se non l'avete già fatto, vi invito a scegliere un po' il vostro accessorio feticcio, quello che vi rappresenta e che indosserete spesso, che già indossate spesso, e che è quell'aggiunta che quando andate proprio a inserirlo nel vostro outfit vi fa dire: ah, adesso sono pronta. Per qualcuna è il rossetto, per qualcuna gli orecchini, per qualcuna il foulard, per me sono le scarpe, possono essere le cinture, gli anelli. Vi sto facendo esempi random che mi vengono in mente, però tutte abbiamo la passione per quel qualcosa in più che se manca ci fa sentire nude, non complete. Spingete su quello, osate con il vostro accessorio del cuore e ricordatevi che comunque cambiare gli accessori di una base cambia completamente l'impatto della suddetta base, soprattutto, qui porto acqua al mio mulino se la base sono le scarpe.
Questo outfit, blusa colorata, pantalone non si vede intero, pantalone culotte in finta pelle color panna, con le sneakers, sbarazzino, sono carina, vado in giro per musei, con lo stivaletto col tacco alto è diverso, con la décolleté è ancora diverso. Ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, nessun accessorio quanto le scarpe ha il potere di cambiare l'impatto di un outfit in un secondo, tempo di sfilare, infilare e il gioco è fatto. Vi lascio a questo punto con due spunti di riflessione. Il primo è che ovviamente la tua divisa di stile deve essere comoda per te, quindi nessuno giudicherà la divisa di stile di nessuna. Se per te è comodo, non lo so, lo stivale col tacco alto va benissimo. Se per te è comodo il look più casual va benissimo. Tenete sempre in mente una cosa però, ve ne prego, comodità non vuol dire tuta e scarpe da ginnastica, perché esistono pantaloni comodissimi, morbidi, caldi davvero, che danno la sensazione di essere tuta, ma tuta non sono, e quindi vi vedete anche un po' più curate e vi vedete un po' più sofisticate. Allo stesso modo anche le gonne lunghe per esempio hanno un ottimo potere riscaldante, ve lo dico io che odio l'inverno, da quando ho acquistato due gonne in lana nel mondo del vintage sono felicissima di indossarle anche quando piove, anche quando fa freddo, perché con le calze sotto è come se indossassi veramente una tuta. Ma sto indossando una gonna vintage, e se voglio ci metto lo stivaletto col tacco, e se non voglio ci metto quello basso. Quindi pensate anche un po' fuori dalla vostra famosa, sempre lei, zona di comfort, perché comodità non è solo leggings, pantaloni tipo tuta, ci sono mille opzioni anche per le scarpe. Ben vengano le sneakers, amo le sneakers, cerchiamo però anche di testare altri modelli, provandoli ovviamente sul piede, sull'outfit, sullo stile, per capire cosa può fare il caso vostro. Vi giuro, non esistono solo le sneakers nel mondo delle scarpe comode, giuro. Come facevamo prima, ecco, ti sarai resa conto che ho parlato pochissimo, se non niente, di shopping in questo video. Perché? Perché ovviamente la tua divisa di stile nel 99% dei casi è già nel tuo armadio. Non ti resta quindi che capire e guardarla con una consapevolezza diversa e poi decidere se è il caso di acquistare dei capi simili, se hai già tutto, o se è il momento di cominciare a sostituire dei capi, imparando quindi anche a comprare una qualità migliore. Comprare meno, comprare meglio è sempre la soluzione. In questo caso più che mai hai già tutto quello che ti serve.